Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video! Anche oggi, come sempre, quando devo girare i video, i miei video sono sempre improvvisati e di fretta. E oggi, siccome avevo voglia di parlare con qualcuno, perché sono dalle 9 di questa mattina che sono sola in casa e non ho parlato con nessuno, avevo voglia di parlare con qualcuno. E quindi ho detto, perché no? Apriamo la telecamera e parliamo con la telecamera, con tutti voi. E niente, sono qui che oggi truccherò solo il viso, farò la base e le sopracciglia, perché il resto, gli occhi no, perché devo fare una visita oculistica e quindi per evitare che poi mi mettino le gocce, io guardo lì perché cerco di sbrigarmi perché sono le 3 meno 20, alle 3 dovrei essere già lì e quindi volevo girare lo stesso il video anche se vado molto molto di fretta. Voi. Scusatemi, ma i video improvvisati sono quelli che faccio molto più spesso. Comunque, che volevo dirvi? Allora, c'è un argomento che mi sta molto molto a cuore, visto che faccio parte anch'io di YouTube, e sto sentendo tantissimi argomenti su quanto guadagnano le YouTube su YouTube. C'è da dire che ci sono veramente delle YouTube che guadagnano tantissimo e altre invece che non guadagnano niente. Quelle che guadagnano pochino sono quelle ragazze che nascono da sole e invece sono quelle che guadagnano tantissimo, secondo me sono sia brave ma sia anche sono. Secondo me sono affiancati a delle agenzie, perché le agenzie gli dicono di fare anche come si, degli incontri, tutte queste cose qua. E quindi guadagnano veramente tanto. So di alcune YouTube che devono fare anche la dichiarazione dei redditi per il guadagno di YouTube. Quindi guadagnano veramente tanto e io invece sono nella fascia delle persone che da tantissimi anni sono su YouTube, ma non ho mai visto neanche un centesimo. Perché non ho visto nessun centesimo? Non lo so, non lo so, non me lo spiego. Perché ci sono tantissime YouTube che non fanno dei granché di video. Non voglio criticarli perché ognuno è libero di fare video come vuole, però non so il perché hanno tantissime visualizzazioni e in più le aziende le aiuta tantissimo mandandogli davvero tanti tanti prodotti e sponsorizzano tanti prodotti e io invece no, io invece no. Tutte le cose che io utilizzo e vedete che utilizzo sono tutto acquistati da me. Non ho ricevuto mai, mai, ma niente, tranne qualcosina, due cose all'inizio, ma basta, non ho ricevuto niente. Eppure ogni volta che vedo un nome di un'azienda nuovo, gli scrivo per vedere se potrei fare la collaborazione insieme a voi, insieme a loro, ma nessuno cioè mi calcola, io volevo dire, calcola, e non so il perché. Non è per criticare gli altri, ma vedo tantissime YouTube che fanno dei video veramente, cioè, non lo so come definirli, insomma, non sono bellissimi. Non è che io faccio dei video veramente belli, però non sono neanche da buttare, voglio dire. Invece, questa YouTube, nonostante fanno dei video insignificanti, guadagnano tantissimo. Guadagnano tantissimo, hanno tantissime visualizzazioni. Non so perché. Perché? Ditemelo voi, se c'è una spiegazione a tutto ciò, ditemelo. Ultimamente, sto ricevendo più commenti e vi ringrazio tantissimo. Perché vuol dire che alcuni di voi mi apprezzano e sono contenta perché ci metto davvero l'impegno, mi piace tantissimo fare video e quindi mi dà fastidio fare una cosa. Sì, che lo faccio per me perché
Alcune volte avrei voluto mollare tutto e basta, però poi è una cosa che a me piace, mi tenete davvero tanta compagnia. Io quando ho più tempo libero prendo la telecamera e parlo e faccio qualcosa, anche se ultimamente mi sto davvero scoraggiando e quindi sto abbandonando un pochino il canale, ma perché mi scoraggio, perché vedo cose che per me sono molto strane, però che devo fare? È l'ingiustizia della vita, non lo so perché ad alcune ci sono tantissime visualizzazioni, iscritti, e in altre invece che meritano, magari, che meritano, non succede niente. Io non è che voglio criticare gli altri, perché ognuno è libero di fare video come vuole, come gli pare e piace, però non so perché io non riesco a crescere, a crescere come canale, come tutto. Non so perché. Se sapete darmi un consiglio dove sbaglio, cosa dovrei fare, cosa non faccio, qualche consiglio su come gestire il canale, come se dovrei fare dei video in modo diverso. Scrivete tutto qua sotto perché voglio veramente, cioè, crescere, ma per me stessa più che altro, perché voglio portare a termine questo mio progetto, che a me YouTube mi piace. Ah, comunque, se vedrete, i capelli sono cambiati, li ho fatti 2 settimane fa. Sì, 2 settimane fa, no, una settimana fa, lunedì scorso. E sono più biondi, ho aggiunto altre mesh e devo dire che mi piacciono tanto. Era da una vita che avrei voluto diventare bionda, ma non ho avuto mai il coraggio di farmi qualcosa sui capelli. Ho sempre fatto colori scuri, ma mai chiari così tanto. Ma devo dire che mi piace tanto, mi dà più luminosità al viso e ne sono veramente contenta di aver avuto il coraggio di cambiare. È stato un cambiamento piano piano. Infatti non ho scioccato neanche Antonio, perché è stato proprio piano piano, piano piano ho aumentato sempre di più e ora sono diventata proprio di questo colore. Non so se in telecamera rende l'idea di che colore sia, ma è un colore bellissimo, mi piace un sacco. Più lo lavo, più diventa più bello, mi piace tantissimo. E sono contenta di averlo fatto. Tante persone mi dicono che mi sta meglio del colore che avevo prima, perché mi dona più luminosità. Infatti sono d'accordo anch'io, mi dà molto luminosità e mi piace. E quindi questo. E poi, cioè, vorrei crescere per me stessa, perché porto a termine, cioè, ho dei progetti nella mia testa e non ho mai portato a termine i miei sogni. E quindi, siccome YouTube è stato per me un inizio di una nuova avventura, di una nuova scoperta di me stessa in particolare, perché mi ha aiutato ad essere meno timida. Infatti io apro la telecamera e non sono per niente timida. Invece nella vita reale, alcune volte con alcune persone sono abbastanza timida e mi dispiace perché non vorrei essere in questo modo. E quindi vorrei crescere tantissimo con YouTube. Non vorrei guadagnare chissà quanto, perché no, ben venga, se guadagnerò anche ancora di più, cioè no, non guadagno adesso, però se guadagnerei, cioè non mi dispiacerebbe fare una cosa del genere. E che dirvi, io non vorrei chiudere il canale. Per favore, quindi aiutatemi, perché è una cosa che a me piace. Ci sto pensando tantissime volte di chiudere, perché alcune volte ti scoraggi veramente. Vedi quella lì che fa video così, senza nessun significato, e va avanti. Invece tu che ci metti l'anima, gestisci le cose per bene. Non è che i miei video sono al 100% bellissimi, perché mi mancano tantissime cose rispetto ad altri YouTuber che hanno tutto e tutto veramente. E io invece non ho ancora tutto, ho solo una telecamera che mi ha regalato il mio fidanzato, che è full HD, e ringrazio per averlo fatto perché me l'ha regalato lui. E
mi ha dato la possibilità di fare video su YouTube, questo sì. Però non ho magari le luci adatte, quindi il trucco che faccio non si nota tantissimo, per quanto dovrebbe notarsi. Però voglio crescere, aiutatemi per favore. I canali, quelli che avete già visto, che sono, cioè hanno tantissime visualizzazioni, è lo sponsor, è quello e quell'altro, sono già in un'agenzia quindi per questo riescono a guadagnare così tanto. Nei piccoli canali, che non siamo nessuno, che non ci conosce nessuno, dobbiamo fare tutto da sé. Da sole, e quindi vi prego, aiutateci. Aiutateci, iscrivetevi, commentate, visualizzate il vostro canale. Se potete, condividetelo nel vostro canale, nelle vostre pagine di Instagram, di YouTube, di Facebook, dove volete. Aiutateci a crescere. Io ci credo che un giorno potrò avere più visualizzazioni e più iscritti sul mio canale. Io ci credo perché penso che alcuni sogni si possono realizzare e altri invece no. Ma nulla è impossibile, quindi ci credo, aiutateci. Comunque, avevo voglia di parlare un po' con voi e di fare quattro chiacchiere su questo argomento qui. Se volete, o il prossimo video ve ne parlerò in modo molto più con calma. Ora vado di fretta, però è questo. Ora non so che ora sono, c'ho il cellulare di là, quindi non so che ora sono. Ho finito di truccarmi, mi sono truccata così, ma è meglio così, perché altrimenti quando vado dal dottore metto le gocce e tutte le cose, siccome ho l'occhio che subito appena metto qualcosa, tipo anche le lentine, non riesco più a mettere, non so per quale motivo, mi sono proprio, ho l'iride, la pupilla molto molto sensibile, quindi mi dà fastidio tutto ciò che mi arriva nell'occhio.